Io che insegno nelle scuole di cinema, quando mi trovo a parlare del cinema vero, dei nostri maestri, di quelli che sono praticamente le ragioni per le quali io ho scelto di fare questo mestiere, e dico per esempio Vittorio De Sica, loro dicono Christian. Ecco, e questo accade a delle persone che frequentano le scuole di cinema, quindi vuol dire che c'è molta disinformazione, non si sa cos'è. E poi non è vero che tutto il cinema è cultura, c'è un cinema che ha un senso, che insegna qualche cosa dal quale esce arricchito vedendolo, e c'è un cinema che invece è solo divagazione, evasione, nient'altro, commercio, niente di più. Devo dire che questi film a bassissimo costo mi incuriosiscono e mi interessano di più, perché oggi le tecnologie permettono di fare cose, di raccontare storie anche con degli strumenti molto agili, molto agevoli. L'importante è che le storie abbiano un contenuto, non è tanto se l'hai fatto col telefonino o con una grande cinepresa da centinaia di migliaia di euro, o una troupe di 100 persone. L'importante è che abbiano un senso. Ecco, io trovo che ci sia un'infinità di roba dappertutto programmata priva di senso, cioè fatta esclusivamente per riuscire a raccattare un numero, perché ormai è l'audience, non è più l'incasso. L'incasso dei cinema non esiste. I film più importanti escono per 3 giorni nelle sale cinematografiche, quindi lo sfruttamento cinematografico è diventato subalterno, mentre invece quello televisivo è fondamentale. E per raccattare per dividersi questa fetta di torta, molto spesso si vola molto basso, perché devi piacere alle masse, e per piacere alle masse, per compiacere le masse, devi essere il più banale possibile. Ma i giovani talenti devono avere il coraggio di pensare che fare il cinema vuol dire fare grandi sacrifici, vuol dire non arricchirsi, arrivare a 83 anni come me con ancora tantissimi problemi, una società di produzione che ha quasi 40 anni di vita. Mio fratello parla con le banche e con l'agenzia delle entrate mattina, pomeriggio e sera, quindi non illudi. Io quando cominciai a fare il cinema andai da un produttore di Pasolini e lui mi disse, la prima cosa che mi disse: guarda che Pasolini è poverissimo. Io pensavo che Pasolini è una star, forse vivesse in uno stato economico straordinario. Quindi se vuoi fare le cose di qualità non ti arricchirai mai. Film l'ho fatto, ed è sulla vita di Dante Alighieri, ed uscirà penso in primavera. È un film necessario, perché dopo c'è un anniversario, un anno in cui si è celebrato Dante in tutte le maniere, in tutte le forme, secondo me, ma non nel modo giusto. Non abbiamo raccontato in realtà chi era l'uomo Dante. Io attraverso un romanzo e successivamente attraverso un film ho cercato invece di dirlo, per incuriosirvi sulla figura di Dante, poi far sì che poi leggiate le sue cose, ma soprattutto sapere chi era Dante.